Grazie Presidente, volevo ringraziare l'assessore Lemmetti che ha illustrato la delibera di riorganizzazione delle partecipate, segnalando ovviamente che così come ieri, come consiglieri, insomma, avevamo lamentato i tempi ristretti per l'analisi e la discussione delle tre delibere sui debiti fuori bilancio di Roma Metropolitane, anche su una delibera così importante come quella della riorganizzazione delle partecipate, seppur atto diciamo prescritto dalla legge, ovviamente sia come commissione bilancio che in generale come consiglieri abbiamo avuto poco tempo per poter approfondire, fermo restando che ricordo che c'è una relazione del Dipartimento Partecipate di oltre nei due allegati di oltre 170 pagine, quindi che dimostrano sicuramente un lavoro approfondito, un ottimo lavoro, ma che d'altra parte ovviamente rendono più complesso il lavoro dei consiglieri in termini di conoscenza dei fatti, per cui su questo credo che si possa sempre migliorare in termini di programmazione. Ma volevo un attimo ovviamente riconoscere a chi fa l'assessore alle partecipate di Roma Capitale una specie di qualità eroica, insomma, l'ho detto già in passato, sia per l'assessore Colomban e poi per l'assessore Alessandro Gennaro. A maggior ragione per l'assessore Lemmetti, che ovviamente unisce anche la competenza e la responsabilità sull'assessorato al bilancio. E vorrei esprimere, proprio perché con l'assessore Lemmetti ho ormai un rapporto schietto, insomma, sincero da più anni, un po' di preoccupazione. Non tanto per ovviamente la qualità, l'impegno e la passione che mette che conosco bene, insomma, nella gestione di questi delle problematiche legate alle partecipate, ma per una mera analisi dei fatti. Io percepisco un rischio. Questa amministrazione non ha fatto molto, ha fatto moltissimo sulla riorganizzazione delle partecipate, almeno in termini di approccio, perché ovviamente doveroso dirlo, insomma, le partecipate di Roma Capitale erano e sono una realtà estremamente complessa e piena di problemi. Però ad oggi, qual è il rischio? Il rischio di aver lavorato tanto, essersi impegnati, cercato soluzioni, sbagliato, perché bisogna pure ammettere che qualche volta, no, riconoscere i propri errori da una parte permettono di non commetterne o cercare di commetterne meno, ma soprattutto trovare le soluzioni migliori a quelle che si erano prospettate. Però ad oggi il quadro ci pone di fronte a una situazione di cui dobbiamo tener conto, perché al di là del fatto di chi governerà Roma e così via, io spero che diciamo, si concretizzino in questi mesi che mancano tutta una serie di presupposti che in realtà esistono e che abbiamo messo in campo, ma che al momento ancora non trovano realizzazione. Quindi, per non essere troppo lungo, mi scuso, ho preso qualche appunto, e chiaramente le partecipate sono tante, ma sperando anche in una replica dell'assessore Lemmetti, anche se so che il Consiglio non è un dibattito fra più entità, però visto che c'è la possibilità magari di una replica dell'assessore, pongo anche in termini di discussione con i colleghi alcune questioni che ritengo importanti. Allora, su ATAC, come sapete, io ho sempre sposato la soluzione del concordato preventivo convintamente, quindi non entro nel merito, però si sono verificate una serie di problemi e in particolare ad oggi a me risulta comunque viva la situazione della valorizzazione del patrimonio di ATAC, perché è uno dei punti premianti del risanamento dell'azienda. Mi ricordo di aste andate deserte o quasi, per cui su questo volevo porre la sensibilità dell'assessore per eventualmente dare qualche indicazione sul futuro e se questo andrà a risolversi. Su AMA ovviamente la situazione è più complessa, perché so
che doveva, si doveva tenere entro la fine dell'anno un'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva dei bilanci, ma soprattutto del piano di risanamento che diciamo, accompagna la ricapitalizzazione che noi abbiamo già predisposto in variazione bilancio. Per cui, visto che l'assemblea su ricapitalizzazione e piano di risanamento, al contrario dei bilanci, è direttamente coinvolta con eventualmente l'approvazione dei medesimi, credo che anche su questo i consiglieri debbano avere delle indicazioni perché sforeremo la data del 31 dicembre, che è domani, e, per capire quando in realtà potrà concretizzarsi la fase di approvazione dei bilanci, anche in virtù del fatto che a me risultano o risultavano quantomeno mancanti le relazioni del collegio sindacale e del collegio dei revisori proprio sui bilanci e sul piano di risanamento che sono strettamente legati perché nell'approvazione di uno e nell'approvazione dell'altro risiede poi la soluzione per diciamo, il rilancio di AMA. Pharmacup. Io sul Pharmacup è un grosso cruccio perché è una cosa che ho seguito dall'inizio per tanto tempo. Mi risulta che il commissario Susanna abbia fatto un ottimo lavoro sui bilanci, però sono rimasto, probabilmente è ignoranza mia, però sono rimasto a quello. Quindi capire nel piano di riorganizzazione di Pharmacup e nell'approvazione dei bilanci qual è la soluzione, perché di quella stiamo parlando, avendo sempre comunque ribadito la necessità che Pharmacup rimanesse una società di Roma Capitale, ovviamente scongiurando qualsiasi altra soluzione. Mi risulta che abbiamo un problema ancora aperto, se vogliamo definirlo problema, su Equaroma per ciò che riguarda i vertici, per la nomina del consiglio di amministrazione o di un amministratore unico, per cui anche su questo è un punto su cui dobbiamo ragionare. Di multiservizi è stato detto molto, si è scelta una soluzione, ancora non trova, diciamo, concretizzazione, e vedere negli allegati del Dipartimento la data 31-12-2021 in termini di soluzione prospettata, secondo, insomma, questo mi dispiace e mi preoccupa perché ovviamente, come già stato detto, bisognerebbe ragionare in termini sì di prospettiva, ma anche di atti concreti mentre si governa la città. Su Centrale del Latte abbiamo ancora il contenzioso con Parmalat aperto, che doveva essere probabilmente risolto, ma mi sembra che ancora siamo, come diciamo a Roma, a carissimo amico. Roma Metropolitana nemmeno la cito perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni, eppure su questo le soluzioni che avevamo prospettato probabilmente dovranno essere riviste, ma anche in funzione del fatto che ci sono dei dipendenti che non percepiscono gli stipendi, per cui Roma Capitale sempre deve intervenire per poter risolvere dei problemi così puntuali e così pesanti. C'è una questione anche se magari non è oggetto, però una questione aperta sulla relazione che ci deve essere, ma coinvolge AMA direttamente, che è quella del centro carni, che fa parte comunque delle varie valorizzazioni che riguardano comunque il bilancio di AMA e i rapporti che eventualmente dovranno, diciamo, nascere se ci saranno anche in virtù del rapporto che ci può essere con il centro agroalimentare. Tutto questo per dire un'ultima cosa e chiudo, Presidente, la ringrazio se sono andato troppo lungo. Il punto fondamentale, questo è un momento utile di riflessione che ci deve portare a mettere in campo innanzitutto rapidamente tutte le soluzioni per risolvere tutti questi problemi aperti, perché si è lavorato molto per centrare questi obiettivi e quindi si devono concretizzare nel minor tempo possibile. Dall'altra, ricordiamoci che le nostre partecipate sono quelle società che forniscono servizi ai cittadini e che gli interventi che facciamo in termini di razionalizzazione sulle partecipate si devono tradurre in qualità dei servizi. Per
Io su questo insisterei molto nei prossimi mesi, quelli che saranno, diciamo, a conclusione di questa amministrazione, a prescindere da quello che avverrà in futuro, perché la misurazione della qualità dei servizi e verificare quanto i nostri interventi si siano tradotti in miglioramento per la città, per i cittadini in termini di trasporti, in termini di gestione dei rifiuti, per dire le più importanti, ma ovviamente sono importanti anche società come Pharmacup o la società Multiservizi, Equaroma, insomma tutte società che poi magari più indirettamente forniscono servizi ai cittadini, ma sono altrettanto importanti. Volevo dire, in questa direzione preoccupiamoci fortemente di andare a verificare effettivamente se tutti questi sforzi, il buon lavoro, l'impegno che abbiamo messo, poi si sono tradotti in qualità dei servizi, perché è lì che poi si pongono le basi per gestire questa città nel futuro sempre in modo migliore e modificando quelle che sono le attese di chi poi questa città la vive e la abita, o perché è residente o perché per circa un 25% la frequenta ogni giorno. Quindi che questo sia un momento di riflessione, di autocritica, perché dall'autocritica poi nascono le migliori soluzioni e i migliori impegni, e che ci permettano appunto poi di tradurre questi sforzi in qualità dei servizi per i cittadini. Grazie.